Quando la street art si mette al servizio della solidarietà con storie ed emozioni dipinte sui muri insieme ai minori non accompagnati dai centri Caritas di Roma. Ci racconta questa storia Rossella Alimenti. Raccontare le sofferenze attraverso la pittura di un murales, e il murales in questione è quello della casa di prima accoglienza per minori non accompagnati della Caritas di Roma. La ricerca di una vita migliore è quello che spinge i ragazzi, tutti minorenni, a rischiare la vita sui gommoni per arrivare nel nostro paese. Arrivano carichi di speranze che si scontrano con una realtà durissima che in questi centri cercano di alleviare. Un progetto importante e una novità, sicuramente. Un progetto che farà, come di questo luogo, un luogo importante, anche già lo è, perché accogliamo ragazzi, appunto, minori stranieri non accompagnati in condizioni di bisogno, ma soprattutto dà loro uno spazio importante, uno spazio anche creativo, uno spazio in cui possono ritrovare anche vissuti e emozioni che magari nel corso del tempo emergono. Quello che inizia con oggi non finisce oggi, nel senso che l'idea appunto è quella di dividere un po' questo spazio in due settori, cioè un settore appunto che probabilmente oggi verrà ultimato e un settore invece che rimane qua dietro, che invece sarà un laboratorio, diciamo, sempre attivo. E la scelta della street artist Alice Pasquini non è stata casuale. Infatti Alice è una delle più importanti artiste riconosciute di fama internazionale e proprio la sua sensibilità è quella che ha permesso un approccio adeguato con questi ragazzi. Quello che io spero è che raccontando la storia di un viaggio, che è un viaggio fuori dalla realtà, quindi si svolge su in uno spazio altro dove le persone possono volare per muoversi da una parte all'altra e non vengono né da terra né dal mare, ma vengono dal cielo. Forse è un modo per capire che l'arte può essere uno strumento per inventarsi un'altra realtà.